Buon sabato a tutti quanti ragazzi, io sono DuelTube Channel, oggi è sabato quindi MTG Saturday, questa volta con un bonus extra perché guarderemo, commenteremo e analizzeremo non solo un articolo dedicato al nostro gioco di carte collezionabili preferito, ma bensì anche parleremo un pochettino della Banned per il formato Pauper che c'è stata l'altro giorno che ho lasciato passare un pochettino in sordina, perché tra le tante cose che volevo fare ho dovuto ignorare un pochettino quella, per ritornarci qui oggi. Fortunatamente il gruppo del Pauper del negozio mi ha fatto leggere questo articolo e io mi sono detto, beh, due piccioni con una fava, mi pare un'ottima cosa. L'update della banlist del Pauper non risolve il vero problema di Brian De Mars. Allora, innanzitutto dobbiamo subito specificare questa cosa. Io ho letto questo articolo, son dovuto andare a chiedere a mia madre se non fosse sicura lei che io sia Brian De Mars. Perché, cioè, vi giuro, tutto quello che io potevo dire a riguardo di questo argomento sta scritto qui. Cioè, ci sono un po' meno bestemmie e insulti, questo va detto. Però, mi ha fatto seriamente pensare ma cosa ho fatto di strano l'altra sera? Non è che tipo ero ubriaco, ero sonnambulo o qualcosa e sono diventato questa persona? Perché vi giuro, avrei potuto scrivere io questo articolo. Ha spiegato esattamente le cose che avrei voluto spiegare io in questo video ed è per questo che sto facendo un'introduzione così lunga perché tanto poi vi linko l'articolo e quindi la cosa è questa. Sostanzialmente, ancora una volta, l'ennesima volta e non l'ultima volta, la Wizard ha fatto una cazzata. Chi se lo sarebbe mai aspettato? Beh, io. E probabilmente anche voi. Un po' tutti in realtà. Dopo aver bannato tanto tempo fa le carte da Storm dal Pauper, perché Storm è una meccanica troppo forte per un formato come il Pauper e quindi distruggeva il formato, ha stampato nuove carte da Storm e le ha reinserite nel formato. E chi se lo sarebbe un po' aspettato, queste nuove carte da Storm hanno di nuovo distrutto il formato. Poi, ok, c'è anche il problema di Affinity che... Allora, questa banned list ha bannato il 4-4 costo 7 con affinità che aveva il bonus, tra l'altro, di fare ciclo terra artefatto. Se non fosse che, come troverete scritto anche su questo articolo, non voglio dire che fosse l'ultimo dei problemi, perché comunque era un problema, cioè tutti i robottoni che scendono giù praticamente a gratis di turno 3 sono un po' un problema, però non era proprio quello il problema. Il vero problema era e continua ad essere le terre artefatto. Terre che sostanzialmente in questo mazzo danno due mana per qualcosa come tipo l'80% delle carte del mazzo e sono un po' forti e soprattutto sono indistruttibili. Quindi vi ricordavate quella volta ancora tanto tempo fa quando uno giocava Affinity, l'altro gli giocava il Gorilla Shaman e tipo con un mana rosso iniziava a slandarlo e tu dicevi: "Ah, che miseria, non sono stato abbastanza veloce" e rischiavi di perdere. Ecco, quello non succede più perché le terre sono indistruttibili e quindi il Gorilla Shaman, che tra l'altro riesco a vedere l'ironia, hanno ristampato all'interno di questa stessa espansione. Ce lo dico che non serva più a niente, però serve molto 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 meno, perché tanto comunque sì, Affinity turno 1 non è che facesse tanto, soprattutto in G1, in G2 magari scendeva una reliquia o un qualcosa del genere, però ok, va bene. Però sostanzialmente il problema è sempre quello. Le terre artefatto indistruttibili, le terre doppie artefatto indistruttibili sono rimaste. Questo vuol dire che se per ora Storm è morto, e poi vi farò vedere perché parlo di per ora, Affinity va ancora in giro così perché gli hanno tolto un robottone, ma ne hanno lasciati tipo altri tre diversi. Quindi c'è la Frogmite, c'è il Mirror Enforcer,
C'è il Gear Seeker Serpent, che è quello col doppio blu che può diventare anche imbloccabile, tra le altre cose. Quindi va bene. Penso che questi particolari ban aggiusteranno il Pauper? No, non lo penso neanche io. Per due motivi diversi, cioè lui lo associa un pochettino al fatto che c'è ancora il problema di Affinity, che ha le terre indistruttibili, quindi Affinity probabilmente diventerà Tier 1 perché comunque in realtà la fiducia nella Wizard è sempre più in calo. Io aggiungo anche il fatto che comunque, cioè personalmente a me il metagame del Pauper che c'era prima non è che piacesse molto. Cioè, c'erano sempre quei tre mazzi là, magari in salse diverse, questo me ne do atto, però se ci sono tre mazzi e basta, che si mangiano tutto il resto, per me non è un metagame sano, ma questi sono punti di vista miei. Sono d'accordo con le scelte della DCI di bannare queste carte? No, per i motivi che vi ho appena spiegato. Inoltre, vediamo se riesco un attimo a ritrovare quel passaggio. Ah, sì, ecco. La Wizard, tra l'altro, aveva anche sottolineato questa cosa, che aveva pensato di bannare anche il Galvanic Relay. Questa qui, bella foil. Che sostanzialmente è un enabler per Storm con Storm, quindi di per sé non ti fa scombare con Storm, però è qualcosa che ti aiuta a scombare, quindi prossimo combo questa sarà un'altra delle cose che dovranno andarsene. E ok, questo è il discorso sulle terre artefatto che vi ho appena fatto, vi ho appena spiegato. Sì, quindi dice sostanzialmente qual era il punto debole di Affinity, che se lo slandavi perdeva, aveva una mana base abbastanza intensa e richiedeva spesso e volentieri tre o più colori. E con questo problema l'abbiamo risolto, fai terra doppia tappata indistruttibile al primo turno, che è anche un artefatto, terra artefatto al secondo turno e vai così, quindi quello. Tra l'altro io di mio avrei bannato anche Atog. Perché è una combo, tra virgolette, extra con cui di solito quel mazzo. Cioè, allora, finché si fa di bittoni, boh, secondo me il mazzo può anche starci. Ci fai bittoni, però ce ne fai tanti, ok. Però finché il mazzo fa solo quello, va bene. Però quando tipo fa un Atog da 17 e te lo scaglio in faccia, ti passa un po' la voglia. Va bene. Fondamentalmente non c'è molto altro da aggiungere. Queste sono alcune sue considerazioni che, insomma, se avete una buona comprensione dell'inglese vi invito a leggere. Vorrei concludere un attimo con questi che sono anche i suoi punti conclusivi. Punto numero uno. Il problema non è. Il problema non è che i giocatori di Pauper non capiscono. Due. Il problema non è che la Wizard non capisce, il problema è che la Wizard continua a creare queste carte forti, dannatamente forti, a volte anche per il cazzo, perché la cosa degli scoiattoli l'hanno creata solo perché alla Wizard hanno questa cosa del meme degli scoiattoli, che volevano renderli giocabili da tipo 15 anni, hanno detto sì, facciamoli, trasformiamoli in un cancro inarrestabile. Creano queste carte troppo forti e le fanno comuni e poi i formati come il Pauper vanno distrutti. Il problema è che la Wizard non rispetta la storia e le tradizioni del Pauper che hanno permesso alla comunità e al formato di prosperare. Rispetto. Dai, ok. Il problema è che le carte che la Wizard disegna sono troppo forti per la rarità comune, semplicemente. Questa lega, questo torneo grande di Pauper in cui la gente per protesta è andata lì con mazzi da 60 terre e se le concedevano tra l'altro, quindi uno è riuscito anche a vincere il torneo con mazzi da 60 terre. E poi fondamentalmente vorrei arrivare un pochettino a questa ultima conclusione finale, che è sostanzialmente quella a cui voglio seguire anche io. È un bene che Chatterstorm se ne sia andato? Sì, non sarebbe mai dovuto esistere. Anticipo che Affinity con le nuove terre artefatto, tappate, doppie, bla 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 e Atog diventeranno un nuovo tier 1 nel formato? Sì, lo penso anche io. Cioè se la gioca con mono blu, con quella roba là, però finché ha la combo Atog Fling, cioè non è che ci puoi fare molto.
Continuerò a giocare Pauper? Sì, ma certo, e questo è un errore. Perché cioè, allora a questo punto hanno ragione loro, ragione la Wizard. Giocherò Affinity? Sì, probabilmente. Io ce l'ho già quasi finito. Mi mancano 4 scaglie a pensiero. Quindi va bene. Mi divertirò? Sì, spero bene. Perché se lo fai e non ti diverti, sì, tanto furbo. E questa è l'idea, la soluzione ideale per creare il miglior formato con il gameplay migliore per i fan del formato? Nella mia opinione, no, non lo è. Nell'opinione di nessuno, non lo è. Però, così è. L'alternativa è non giocare e come abbiamo appena letto, se nemmeno tu sei dell'opzione di non giocare, per noi non c'è speranza. Quindi, soluzione. Bello il Pauper? Era bello il Pauper per me? Continueremo a giocarci? Io e voi non lo so, la sezione dei commenti è lì apposta. Fatemi sapere cosa ne pensate di questa ennesima stupida cagata che la Wizard ci ha proposto. E se avete altre proposte a riguardo per l'argomento Pauper o per un qualsiasi altro argomento del video, sono aperto ai vostri suggerimenti. Ci vediamo alla prossima volta.